Ciao a tutti, allora, in questo video voglio parlare delle confezioni di latte e di succhi di frutta e del motivo per cui molto spesso quando si arriva alla fine del succo o del latte che si sta consumando pare che rimanga al suo interno una piccola quantità che non riesce ad uscire, non si riesce completamente a svuotare il succo. E allora adesso voglio spiegarvi il perché. La colpa è di questa cosa qua, ovvero dell'oggetto che permette di far passare il succo o il latte dall'interno della confezione alla nostra bocca. Perché la colpa è di questo coso qua? Perché nella parte superiore è tutto nella norma, ma nella parte inferiore c'è questa dentatura, vedete? Questa dentatura che è stata molto probabilmente effettuata per un miglior aggancio di questo oggetto alla confezione, ma allo stesso tempo, come potete vedere, costituisce una specie di diga, ovvero un ostacolo alla completa fuoriuscita del succo. È vero che c'è una parte più scavata, però voi capite che è una minima parte. E quindi per far uscire completamente il succo dalla confezione bisogna in qualche modo agitare la confezione di modo che la maggior parte del succo prima o poi riesca a uscire da questa piccola fessura. E quindi il consiglio che voglio darvi per riuscire a svuotare completamente la confezione di succo di frutta o di latte è quella di strappare via questo bocchino, chiamiamolo così. A quel punto riuscirete a svuotare completamente tutto il liquido contenuto all'interno della sua confezione. Spero di esservi stato utile e chissà, magari questa cosa alcuni di voi già la sapevano, magari altri no. E io intanto, vabbè, volevo suggerirla a chi non avesse dovuto saperla. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata o di serata o di pomeriggio. Ciao!